Nella giornata del 21 febbraio si è insediato il comitato promotore dell'iniziativa sociale Primavera Nissena, che si svolgerà a partire dal 20 marzo in Viale della Regione. Il comitato nasce da un'esigenza di aggregazione sociale attraverso un rapporto umano tra diverse realtà sociali presenti sul territorio locale, rapporto ormai scemato anche a causa di un eccessivo uso dei social che hanno di fatto creato un isolamento sociale, relegando l'essere umano dietro lo schermo di un PC o un cellulare. L'iniziativa mira a facilitare la risocializzazione anche attraverso iniziative collaterali che possono contribuire in sinergia al raggiungimento dell'obiettivo. L'iniziativa nasce da un'esigenza, l'esigenza di spostare l'attenzione da una socializzazione ormai fittizia che è sui social e che di fatto ha creato un isolamento tra tutti, in particolare anche tra i giovani, molto tra i giovani, a riportare di nuovo tutto su un piano prettamente umano, quindi a coinvolgere la gente di nuovo a rincontrarsi, a socializzare umanamente, quindi a guardarsi negli occhi, a stringersi le mani, a scambiarsi le opinioni, ad apprezzare il valore di un sorriso, di un abbraccio. Questo, diciamo, iniziativa di cui io ho soltanto dato l'input è stata accolta con favore da un numero importante in questo momento di associazioni culturali, sportive, teatrali che hanno aderito all'iniziativa. Sono solo uno dei tanti. E infatti abbiamo formato questo comitato promotore proprio per divulgare l'iniziativa in maniera unitaria, quindi come gruppo e non come singola persona. Nell'iniziativa sono coinvolte diverse chiese che girano attorno al Viale della Regione, che sarà il luogo d'incontro dell'iniziativa stessa. L'iniziativa è proiettata al 20 di marzo, che è il primo giorno di primavera, per cui simbolicamente facciamo partire questa iniziativa come Primavera Nissena, proprio per dare il senso di risveglio anche dal punto di vista della società tagliata sul territorio, quindi è riportata sul piano pratico.